Buongiorno, eccoci qui in cucina, Chef Erio è già pronto all'opera per prepararci qualcosa di buono, di straordinario. Chissà se è un primo o un secondo, ma sicuramente sarà eccellente, squisito. Ingredienti? Annunciamo che ci sono i piselli. Sì. Che ho aperto perché mi servivano. Sì. E poi questi altri ingredienti che vediamo adesso, che adesso vi mostrerò. Grana padano alle scagliette. Grana padano. Scaglie. Scaglie di grana padano. Poi abbiamo, prendo un po' la rinfusa, lo scalogno. Scalogno. A metà tra aglio e cipolla, oramai lo sapete. E poi del formaggio fresco light, ma non vi lasciate ingannare perché è comunque una pietanza. Chissà se è calorica, ma sicuramente non leggerissima. Sarà un bel piatto, te lo assicuro. Uova. Le uova. Quelle che preferisco io d'allevamento a terra. Eh sì. Prendo sempre queste io, sai, chef. E poi la calamarata, la pasta fresca, quindi abbiamo scoperto che è un primissimo piatto protagonista della ricetta di oggi che Chef Erio tra pochissimo preparerà, ma vediamo nell'immediato gli ingredienti nella specifica quantità. Preparerai quest'oggi, frase rituale... Carbonara di piselli. Allora, chef... E gli ingredienti sono... Ma sai che non ho mai cucinato i piselli con la calamarata? La carbonara? Anche. Quindi qua un modo diverso per fare la calamarata, no? Quindi calamarata mezzo 500 grammi di calamarata, 6 uova, 250 grammi di piselli, 200 grammi di formaggio morbido, scaglie di grana, scalogno, olio, sale e pepe. Quab, quanto ne occorre? Prepariamo molto insieme questa calamarata. Molto semplice da preparare, te lo assicuro. È come se il formaggio fresco un po' sostituisse la panna. Brava, mi ha anticipato. Però bravissimo. Leggermente un po' più delicato, allora, come sapore. Una cosa. No, chef, cosa devo fare? Sbattere le uova. No, io oggi no. Dai, no. No, oggi no uova, chef. No uova? Va bene, se proprio ti devo aiutare. No uova, no piatto. No uova, non sbatti, non mangi. Allora, sale, pepe. Allora, quell'idea nostra, nel nostro immaginario di culinario, quando si fa la carbonara... Ho il formaggio che non finisco io. Perché in padella? Perché così? Così, ok. Mi sono dimenticato il piatto. Ah, ok, va bene, no, pensavo che ci fosse un segreto che non no. Ok, va allora bene, nel nostro immaginario le uova le prendiamo a parte. Contenitore, va bene, e le montiamo. Guarda. Sono poco energica, lo so. Lo Giada De Gregori in regia, buongiorno, lo so. Sono poco energica, lo riconosco. Però ho paura di macchiare il vestito. Me lo vedo io, dai. Poco. Vengo subito. L'importante adesso. È il Scappa. Ci sono sempre, non vi preoccupate, non vado via. Però allora, sarebbe bello lasciarti un po' solo, dai, chef. Guarda, Mario, scoppietta ancora, guarda. Sì. Ecco qua, non scoppietta più. Abbassiamo poco. Allora, lo scalogno. Lo scalogno, però quello che ha utilizzato Chef Erio è un poco di acqua di cottura. In realtà ancora non cuoce la pasta. Per cuocere lo scalogno. Però acqua calda. Esatto, è un passaggio necessario. Tagliamo la pasta. Perdonami se ti chiedo, chef, è un passaggio necessario perché in questo caso lo scalogno non deve essere croccante? Brava, deve cucinare un po' di più perché potrebbe storcere il naso a qualcuno. Quindi in questo evitiamo, caso, al posto dello scalogno possiamo inserire anche la cipolla. Non deve essere croccante. Un cipollotto fresco. Cipollotto fresco, no, lo sai che... Deve essere bello... E delicato. Cotto, morbido. Chef, allora, inseriamo un po' di formaggio fresco. In questo periodo mi piace perché ci avviciniamo molto all'estate, no? Sai, quei pranzi freschi però leggeri. Mi suggerisci un'insalatona buona? Cioè, deve essere una cena... La vogliamo preparare per domani? Ci conto. Con orzo e farro, che dici? No, l'orzo e farro, no! No, con... No, l'orzo e farro, no! E con germogli di soia? No, qualcosa di più semplice. No. Vogliamo fare... Qualcosa con il pollo. Una caponata no, con il pollo? No, vorrei fare qualcosa con il pollo, l'insalata, pollo, però non so che cosa possiamo inserire ancora all'interno. Insalata con il pollo, ok. Facciamo? Con frutta esotica, ti piace? No, frutta esotica no, facciamo come variante la frutta esotica. Vabbè. Facciamo una doppia alternativa, con e senza frutta esotica, però allora, deve essere l'insalata pollo, di pollo. Perfetto. Allora, pubblico di mattina, noi vi abbiamo già delineato un po' la ricetta di domani, l'insalata di pollo. Però se avete qua, io dico no frutta esotica, lui la porterà comunque perché sarà una variante aggiuntiva o meno alla scelta del vostro dai, gusto. Un po' di frutta esotica, dai. Poco. Se la poco, vuoi mettere, poco. Diversamente me la fai. Va bene. Ne fai una per me la sera.
Però potete aggiungere anche voi il vostro pensiero, i vostri ingredienti. Adesso contestualmente scrivete a redazionemattina9@gmail.com oppure scrivete attraverso la nostra pagina di Facebook di Mattina 9. Se in questo momento vi viene in mente un ingrediente che potrebbe sposare bene con un'insalata fresca estiva, suggerite, perché noi magari prendiamo ingredienti, andiamo da Medi, li compriamo tutti e vediamo in che maniera assemblarli per rendere un'insalata esplosiva, buona, buonissima per queste sere estive, per tenersi leggeri. Ma se vogliamo un po' abbondare in quantità e anche in calorie, c'è Chef Ferio che ci suggerisce: guarda, questo sta bene, metti quello, metti quell'altro. Ok, allora domani un bel insalatone. Insalatone di pollo. Però chef, dimmi, che insalata utilizziamo, perché loro la devono comprare. Allora facciamo incappucciata. Incappucciata, ok. Ok. E basta. Che altro ti piace? Il belga ti piace? L'endivia belga? Sì. Sì? Sì. Lo facciamo alla brace, ok. Endivia belga, zucca. No, dai, diventa poi troppo complicato. Io la sera devo essere veloce. Ok, allora incappucciata, endivia belga e radicchio, dai. Ok, queste tre tipologie di varianti. E anche degli spinacini freschi. Ok, quindi endivia belga, spinacini freschi, incappucciata, che cosa mi manca? L'endivia. Incappucciata. Abbiamo detto? Vabbè, tra poco mi rivedrò lo spinacino. Ah, lo spinacino. Se vi siete dimenticati già, tra poco linkeremo questo momento di diretta sulla nostra pagina Facebook di Mattina 9. Quindi allora, pronti anche col petto di pollo, credo. Brava. Petto di facciamo pollo. Facciamo con la fesa. Oh, ok, o fesa, okay, di tacchino o petto di pollo, okay, quello che preferite. Ok, perfetto. Quindi abbiamo già la ricetta, okay, per domani. Va se bene. Non vi dovesse piacere e volete un primo o qualche altro piatto, siete ancora in tempo per scriverci. Lo sapete che siete voi i primi protagonisti, però oggi mi è venuta così. Scrivete appunto, grazie alla regia, Mattina 9, redazione Mattina 9, @gmail, lo ripeto. Ok, mi sono persa qualche passaggio. Allora sì. Mario, dai, abbiamo aggiunto tu i piselli, facciamo soffriggere un poco. Possiamo mettere anche l'aggiunta di guanciale, pancetta, quello buona che vogliamo. Però lo mettiamo prima il guanciale e la pancetta. Esatto, al momento del cipollotto. O dello scalogno. E dello scalogno. Poi schiacciamo un po' i piselli, giusto per farlo venire un po' più cremoso, vedi? Mm-hmm. Se è una quantità più grande per 4 persone, ne togliamo un poco e lo passiamo a mini pimmer. E gli facciamo una bella crema, no? 250 grammi di piselli per mezzo chilo di pasta. Esatto, bastano. Anche se le volte i piselli, sai, si vuole... È vero. Poi io do le dosi necessarie. Poi nel senso che quantità, se vi piace il sapore dei piselli e volete anche a me, 3,50 anziché anche, 2,50. Anche 500, credimi. Io barattolo e mezzo, non mi preoccupate. Però, pensa che in questo piatto ci sono anche le uova, il formaggio, vero, quindi vero, ecco, quello che togliamo in piselli lo mettiamo in proteine. Equilibrio dei sapori che va sempre rispettato, perché questa è una legge dei sapori che rispetta in maniera eccezionale e strepitosa e pazzesca il nostro Chef Ferio. Lo sapete, lui è un ristorante, si trova a Nola, a 2 passi da Vulcano Buono, mangiando sul serio. Sul Se volete serio. Mangiare sul serio per questo weekend, ma anche tutti i giorni, basta appunto prenotare da Mangiando sul Serio. C'è sempre lui, tra poco lascia la cucina di Mattina 9 e corre a Mangiando sul Serio. Oggi sì, corro. Poi tante prenotazioni per... Devo correre davvero oggi. Per i battesimi, per le comunioni, per le promesse di matrimonio anche. Guarda, questo è un periodo che dovrebbe esserci tutto l'anno. Ti vedo, infatti ti vedo un po' stanco, chef. Siamo stanchi. Ma hai dormito stanotte? No, ho mal di denti. Ah, piccolo. Infatti prima mi aveva chiesto un medicinale. Un medicinale, è sì. Vero. Hai risolto? Sì. Dai chef, speriamo che ti allora, passi. Allora guarda, facciamo. Tolgo la pasta rotta che non mi piace. Facciamo cuocere un po' in padella come se fosse una pasta e piselli risottata. Mantechiamo un po'. Esatto, guarda. E mettiamo un po' di pepe. Chef, oggi non ho visto il burro. Ci infatti vuole? No, perché abbiamo molto usato le uova e il formaggio fresco. Però, c'è questa qui, mini dose. È sempre qui. Guarda, questa piacevole mini dose mi accompagna dappertutto. Io lo tengo come le bustine da zucchero nella borsa. Io c'ho i cubetti di burro. Però non puoi avere i cubetti di burro nella borsa, specialmente in questo periodo, perché altrimenti succede un patatracca allora, all'interno della guarda, borsa. Aggiungiamo le uova. Le uova semplicemente montate e poi abbiamo esatto. Inserito. Che abbiamo inserito? Il prezzemolo? Un po' di prezzemolo solamente. E il formaggio? Esatto. No, il formaggio ah, no. Dopo. Ok. Guarda. A me piace più liscio, quindi... Questo è il passaggio più difficile, perché non sai mai come ti viene, chef. Ok, a me piace liscio così, meno uovo rappreso, di no diventa una frittata, no?
Però in questo caso l'uovo deve essere leggermente... Poi, ecco, cioè, poco cotto. Vedete voi, a vostro gusto, semplicissimo. Vi raccomandiamo sempre le uova fresche, quelle allevate a terra come mi ha utilizzato Chef Ferio. Impiattiamo. Quindi liscio. Bel piatto. Non sta pazzato, ok. Questo è un Vittorio oggi si divertirà. Sì, è un piatto unico. Potrà lavorare benissimo per il giorno dopo, per domani. Non avrà da lamentarsi perché sarà carico, carico, carico. Proteine, vitamine. Un bel ciuffetto di menta che ci sta benissimo. E scaglie di grana. Un po' di pepe. Guarda com'è bello. Ed è fresco, eh? Molto fresco, al di là sì. Delle uova... Però preferibile mangiarlo il giorno, quindi è un piatto... Pranzo. Fino alla cena. Perché è un piatto veramente unico. Com'è bello. E poi ci possiamo abbinare che cosa? Un bel vino rosso. Un bel vino rosso, chef. C'è. Ci sta. C'è un bicchiere, prendi il bicchiere, dai. C'è anche un bicchiere. Ce l'abbiamo il bicchiere. Ce l'abbiamo? Festeggiamo, brindiamo. Festeggiamo. Noi vi aspettiamo domani per un piatto un po' più leggero che è l'insalata. Chef, ho fatto un guaio. Brindiamo la prossima volta. Mi capita sempre. No, sai perché? Perché si è seccato e quindi si è tolto il tappo. Quindi è stata una mia distrazione, non la tua. Volevo brindare. Comunque, vabbè. Brindiamo lo stesso a loro. Vino rosso. Cioè, dopo trovo io la soluzione per togliere il tappo, non ti preoccupare. Chef, ho fatto un guaio oggi, vabbè. Ma quando mai? Oggi mangeremo questo primo piatto, lo potremo rivedere sulla nostra pagina di Facebook di Mattina 9, lo ricordo. Io ti auguro di stare bene perché so che adesso al tuo ristorante Mangiando sul Serio dovrai lavorare tantissimissimo. Ringrazio ancora... E ci tocca, dai. Ringrazio ancora in regia Giada De Gregorio per questa bellissima immagine visiva. Bello, che, che rimanda nelle vostre case per un piatto sicuramente da provare e sperimentare in casa vostra. Avete tutti i riferimenti per potervi mettere in contatto con noi. Intanto ritroviamo Chef Ferio domani con questa insalata. Comprate gli ingredienti da IMD se ancora non siete riusciti a farlo, nel senso che non avete questi ingredienti nello specifico. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Vi saluto in questo momento con Chef Ferio. I miei bacioni, Mariu. Ciao, grazie. Bacini mariuttanti. Però la mattinata di Mattina 9 prosegue dopo la pubblicità con che cosa? Con le pillole di salute di Espedito Pistone e poi a seguire la mia intervista al sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Noi ci vediamo domani, ma la mattinata prosegue. Ciao, dopo la pubblicità.